cardiologia, dermatologia, infettivologia, ginecologia, un poliambulatorio speciale, quello allestito questa settimana a Piazza San Pietro, non solo perché temporaneo e ospitato in un container, ma soprattutto perché gratuito e rivolto ai più bisognosi, perché la povertà nel nostro paese è anche quella sanitaria, cresciuta del 10% solo nell'ultimo anno. Sei venuto ad accompagnare il tuo amico a fare una visita? Lui stava a fare la doccia, dato che deve aspettare, ho detto, andiamo, fai un caffè, fatti vedere l'orecchio perché c'è un problema all'orecchio. Mi chiamo John, vengo dall'India. Gli italiani mi piacciono moltissimo. Sono cristiano e apprezzo questo Papa. Sono cardiopatico, ho avuto 4 infarti. Il servizio medico qui è buono, ci stanno aiutando tanto. Grazie, grazie mille. I giovani delle Misericordie, provenienti da tutta Italia, hanno raccolto con questa iniziativa l'appello di Papa Francesco per la prima giornata mondiale dei poveri, prevista domenica. Anche il personale medico e sanitario lavora gratuitamente. Sono persone che non hanno questa possibilità di fare dei percorsi diagnostici corretti, persone spesso che non sanno di avere determinate patologie, che non hanno documentazione. Abbiamo anche a disposizione qualche farmaco, quindi nel caso fosse necessario possiamo rilasciarglielo, somministrarglielo. Lunedì ne abbiamo accolti 9, martedì 24 e giorno dopo giorno stanno aumentando, la voce sta girando, siamo molto molto contenti perché vediamo le persone entusiaste di questa iniziativa. Dopo la visita c'è un momento di ristoro. Sì, vi accogliamo con un tè, un caffè, una chiacchiera, quindi per noi non è soltanto una questione di sanitaria, ma è anche una questione a livello proprio di cuore, di ascoltarli.